Ho saputo della morte di Mick da un certo Darren. È uno che frequenta il pub e nient'altro. Non posso proprio dire di conoscerlo, ma in qualche modo aveva saputo, perciò quando mi ha dato un colpetto sulla spalla, io stavo mangiando un Twix a un chiosco e io mi giro e vedo lui. Come si chiama? Darren. Mi ha colto di sorpresa, sembrava... Tanto per cominciare sorrideva e mi fa, hai saputo di Mick? E io gli faccio, Mick? Mick Finnegan? Sì, dice lui, è morto, è caduto dalle scale, sembra. E mentre lo diceva, continuava a sorridere, allora io gli faccio, stai scherzando? E lui dice, no, perché razza di malato di mente l'avevo preso. Mi va la tranquilla! Ed eccolo lì. Stavano tutti ridendo. Incredibile, Mick era morto e loro stavano tutti ridendo. Oli, che... volevo dire, che ci fai qui? Che, data la circostanza, era un tantino ovvio. Era bagnata a freddo. Mettiamola così, l'ho vista in condizioni migliori. Il Bullshead. È uno di quei posti che rinnovano ogni 3-4 anni in una settimana nelle stesse condizioni di prima. Il solito club di sfigati. E si vedeva benissimo che avevo fatto colpo. E c'erano i soliti quattro cazzoni tristi. E il più triste di tutti quei cazzoni dice... Indovinate un po', dice... Senti, ti va una birra? Questo dice. Non sono sicura di quello che stesse succedendo. C'era qualcuno che mi parlava, che mi spingeva, tipo... Sembrava che non ci capisse più niente. E mi ritrovo in un taxi. E cade dal sedile. Le vedo le mutande. C'è qualcuno che mi chiede qualcosa. Io non sapevo dove abitasse, il tassista cominciava a avere l'aria un po', cioè io non volevo un'altra storia con quella di prima, penso Cristo, forse è meglio se l'accompagno a casa. Oli, biascica qualcosa, un sacco di roba che le cola dal naso, comunque il tassista pare che abbia capito e partiamo. E poi siamo nella mia via. Io penso che forse è meglio se torno a lavoro, a casa, tutto il resto, ma lei insiste che scenda con lei, mi tiene la mano, non mi lascia più andare. Dai, quello del pub, che... Sì, la soglia. E il sole splende. Che bello. E in mano tiene, è la prima cosa che ho notato, tiene una busta di sacchi di plastica. Io gli ho spiegato che avevo aspettato l'appartamento di Mick, vedendo come stavano le cose, che si erano fatte le 11 mai. Una cosa del genere, che non c'era nessuno, e io ho pensato, siccome Harry aveva detto, aveva detto che non gli sarebbe dispiaciuto se gli avessi dato una mano, non sembrava troppo in palla a dire il vero, aveva gli occhi a mezz'asta la camicia della sera prima, io ho detto che se voleva che tornassi più tardi non c'era problema, avevo preso pomeriggio libero, questo non gliel'ho detto, e quindi se voleva che tornassi più tardi nessun più problema. Avevo preso anche dei sacchi di plastica, avevo pensato che potevano esserci utili, ultra resistenti, ottimi, io li uso sempre. E poi avevo visto anche una copia del News of the World il giorno in cui era morto John Lennon, che avevo deciso di tenermi e allora me ne stavo sentendo lì e sento, passo passo, provenire verso il mio cervello. It's not time to make a change, just relax, take it easy. It can. That's your fault. Kev, si cantava sotto. No. Io stavo solo facendo una pausetta dopo tutto il lavoro pesante che avevo fatto. Kev stava cantando sopra il disco di Cat Stevens. E mi ricordo di aver pensato, non è che fossi proprio entusiasta della cosa, voglio dire, quello era l'ultimo disco che aveva sentito Mick e in fin dei conti. Ma chi è questo tizio? Cioè io non lo conosco, ma Mick mi dava sempre corda, ma quello è diverso. Mick... Ma che Cristo si crede di essere? Questo qui viene tutte le sere al pub, senza un cazzo da dire, adesso eccolo lì, che se la canta sopra l'ultimo disco che aveva sentito Mick. E allora vado di là per vedere che cazzo fa, è vero lì che se la canticchia, no? Allora lui si accorge che sono entrato, alza lo sguardo e... Io non pensavo che Harry potesse dispiacere. E allora io gli dico, molto calmo, tutto sommato, scusa, che stai facendo? Ma poi ho pensato, Dio gli dispiace. Ed era come se... Scusa, hai sentito quello che ti ho appena detto? Io mi sono sentito strano, mi sono sentito avampare. E allora io glielo ridico sempre molto calmo. Scusa, ma che stai facendo? Io,
Io non sapevo che dire, perciò ho detto... In che senso? E allora io ho pensato... Ma chi è questo idiota? E poi dice, svolta a sinistra e proseguiamo traballando lungo una strada scoscesa. E Oli dice, ok, qui va bene. E io freno, ci fermiamo e spengo il motore e... Ascoltiamo che bel cazzo di suono fa il nulla. Ciao Mick. E poi non è rimasto più niente. Io ho pensato, porco diavolo, sono distrutto. E noi tre eravamo lì e... È solo un ricordo, ma il sole splendeva da morire. E non faceva caldo, no, il tempo era molto mutevole. Il cielo era sole, nuvole, forme, tutto sembrava così nitido. E lì davanti a noi, sulla sabbia, c'erano le nostre ombre. Eccoli lì, i tre spostati. Un po' più lunghi e sottili che nella realtà, ma eccoli lì, stampati sulla sabbia. E poi per un momento, letteralmente, deve essere successo qualcosa, perché una nuvola deve aver... Perché sono sparite le ombre, scomparse. Un momento eravamo lì e il momento dopo...